E rieccoci qua con Octopath Traveler. Siamo giunti già nell'episodio scorso a Punta Cava. Stiamo seguendo la storia di Tressa, la mercante. Se sta seguendo, diciamo, si può dire, le orme di un libro che ha trovato, cioè che avevamo trovato sì, sulla nave di quell'ex pirata di cui però non mi ricordo il nome. Qua praticamente in questa cittadina è governata, si può dire, dal signor Morlock, solito si può, tiranno, sì, di turno, insomma, cattivo, lui ha la sua guardia del corpo, o Omar, mi pare, si chiami, tengono in pugno tutta la città, una città mineraria che... appunto viene sfruttata, comprano a basso prezzo l'oro dalla povera gente, poi lo rivenderanno a chissà chi e si intascano tutti i bei guadagni. Quindi quando Tressa si è messa a vendere la celestite, una pietra all'apparenza di poco valore ma che in realtà insomma vale molto perché brilla, è una gemma se viene pulita. Ha incontrato Ali, un suo concorrente, si può dire, anche se hanno iniziato forse col piede sbagliato, perché si sono fatti una concorrenza abbastanza agguerrita, e Ali ha una bella parlantina per intortare la gente, però adesso è stato picchiato e preso da Morlock, in quanto appunto tutto ciò che viene trovato in queste cittadine è suo, e quindi quando ha scoperto la vendita di queste pietre sia da parte nostra che da parte di Ali si è arrabbiato come se ce lo si poteva aspettare. Ecco, adesso stiamo andando alla villa di Morlo per fargliela pagare e prendere Ali praticamente. Allora vediamo un po' qua della mappa, siamo qua, ok, strada per la magione di Morlock. Ok, no, ma lì cosa c'è? Ah, niente. Niente. Ci sono delle bestie nuove, anche se in realtà quei condor... condor reale, no, li avevo forse già battuti, ma non mi ricordo. Allora, Tressa è quella, si può dire, più scarsa del gruppo, ma vediamo, dai, vediamo un po' come va. Allora, usiamo l'arco. Boh. È anche quella che ovviamente ha molta meno vita, vai. Comunque. Ok, attacchiamo Divora Corazza. Ok. Il bastone non mi fa nulla. Vediamo l'arco, no, nulla. Ok, la lancia. Bastone non gli facciamo niente, lo usiamo in escienza. Ok, lo vediamo, usiamo sì. Ok, poi... Aspetta, lei ruba soldi a un nemico. Quasi quasi, già che ci sono. Aspetta, fammi vedere un attimo. 92, 91. Così risparmiamo un po'. Così. Un po' di potenza. Facciamoci qualche soldino. 170. Va bene, sì, con lei possiamo farci un sacco di soldi. Allora, io guarda, curerei tutti. Ok. Con Ani. Porca vacca. Questo è quasi morto. Vediamo se è morto, perfetto. Poi luce sacra, ma se no facciamola solo a lui, dai. Toglie un po' di più quando è singola la magia. Qua.
Ok. È rimasto solo questo. Uno. Fa veramente poco. Aspetta. Vediamo. No, non gli faccio. Vabbè, un pochino, ma. Non è debole alla luce. 4. Usiamo la spada. Andiamo, lascia. Ok. Beh, usiamo. Vai. Ok. E anche Oldrin, vai. Perfetto. Oh, Tressa, vai, livello 6. Sì, almeno così porto su un po' Tressa. Questi scontri. Va bene. No, di qua. Ok, stavamo di qua. Per il baule. Ok, proseguiamo. Nemici. Oddio, non proprio ostici, però. Impegni attivi da battere qua. Ok, andiamo avanti. Qua c'è un salvataggio. Aspetta. Ok. 5.000, ammazzate. 10.000. Abbiamo recuperati un po'. Allora, salviamo. Mi sa che qua adesso ci attende lo scontro. Andiamo. Con il mister qui. Ah, vabbè, dai. A sto giro direi che posso anche scappare, va? Ecco. È un passo dall'entrata. Ok. 560 foglie, così. Ok. Vediamo. Paure. Ok. Guardie con i Doberman. Sgherro di Morlock. Cane da guerra. Andiamo. Niente. Con la lancia. L'arco sì. Contro i cani l'arco va bene. Andiamo contro la guardia. La lancia va bene. Qua. Luminescenza. Tanto poi gli oggetti per recuperare PA ce li ho, quindi. Ottimo. Anit è diventata velocissima. Schiva tutto. Vediamo, lo chiamo. Ok. Contro la guardia, va. Ottimo. Olberic. Okay. Figlia direi che uso, la uso per curare. Ottimo. Ok. Perfetto, bastava un colpo. Vai. Ah, no, l'arco. Ok. Ok, perfetto. Qua c'è qualcosa, no? Sì. Ok, vediamo cosa c'è qua dentro. Ok. Niente. Qua c'è un salvataggio. Pietra della coscienza. Ok, andiamo di là, aspetta.
Fammi vedere cosa c'è. Ok. Bene, il nostro Holbrek è salito di un altro livello. Aspetta che salvo. Siamo a livello 31. Ok, fatemi vedere. Ok, allora inventario. Prugnola spirituale. Sta scendendo comunque. 19. Qua. Usiamo la sua figlia. Lei ci serve. Va bene. Aspetta, dove vado? Vado su. Andiamo un po' di qua. Aspetta. Giro fatto, boh. No, non c'è niente. Ok, ma forse adesso, beh, salvo ancora, ma forse adesso sarà lo scontro. Baule. Priva della vita media addirittura. Eccolo lì, tutto Omar. Esanime. Omar, cosa dicono i miei forzieri? Parla con i forzieri. Pieni fino all'orlo, signore. E grazie a quelle pietre si prospettano ulteriori guadagni. È ingordo questo. Avido. Chi avrebbe immaginato si sarebbero rivelate più preziose dell'oro, come se non fossi ricco abbastanza. Quelle pietre appartengono a noi. Oh, quanto pare Omar ti ha bastonato oltre il necessario. Ha già dimenticato chi è il proprietario di queste terre? Qualsiasi frutto degli scavi di Wuffurmichine mi appartiene di diritto. Non mi vuoi come nemico, credimi. Ti schiaccerei sotto gli stivali come un verme. Tra le miniere e queste pietre, i miei guadagni continueranno a crescere. Presto diventerò l'uomo più ricco del regno. È solo questione di tempo. Ride. Aspetta, aspetta. Dacci un taglio. Pivellina. Oh, Kimika. Sei venuta a cercare lavoro, ma bene. Preferirei mangiare quelle pietre che lavorare per lei. Quindi sei una sciocca. Sciocca impertinente come questo ragazzotto. Da due mercanti come voi non mi sarei aspettato un tale disprezzo del denaro. I miei uomini vengono pagati profumatamente, tutti hanno un prezzo. L'ho capito il giorno in cui ho cacciato via quel vecchio testone del proprietario precedente. Come sarebbe a dire? Non c'è nulla che il denaro non possa comprare. Qual è il tuo prezzo, ragazzo? O meglio, a pensarci ho cambiato idea. Tu sei il moccioso di Maruf, non è vero? Quanto ne so, potresti essere un imbroglione come tuo padre. Imbroglione? Yamero. Taci. Ci ha mentito? È un truffatore? Secondo me. Bah. No, forse è vero.
Non te ne ha parlato? Al sud suo padre è piuttosto noto tra i truffatori. Riuscì ad arricchirsi ai danni dei creduloni usando la sua parlantina. Fino al giorno in cui il truffatore divenne il truffato, a causa di un amico, peraltro. Schiacciato dai debiti, il povero Maruf è finito sul lastrico. Storia triste, non trovi? Ali, insomma. Voleva riscattare. Negli affari non c'è posto per i sentimentalismi. Povero idiota. Prova a ripeterlo. Cosa vuoi ancora? Insulta mio padre ancora una volta e io... Mio padre era un uomo onesto e di buon cuore. Vendeva ai suoi clienti quel che più desideravano, rendendoli felici. Tuo padre era un viscido mentitore, nulla di più. Chi ha il denaro stabilisce le regole, ragazzo. I piazzisti d'accatto, come te e il tuo vecchio possono solo sottomettersi per noi crepare, per poi crepare come dei poveracci. Brutto figlio di... Se non intendi metterti al mio servizio, troverò un altro modo per arricchirmi ai tuoi danni. Non ne guadagnerò granché, ma sarà pur sempre meglio di nulla. Morlock-san. Signor Morlock. Tutta la mia vita non ho mai ascoltato parole più inumane delle sue. I suoi forzieri traboccano di denaro, ma la sua caratura morale è irrisoria. Ah sì, continua. Non perde occasione per prendersi gioco dei più deboli. Inganna i suoi dipendenti privandoli del meritato guadagno e monopolizzando il mercato. Se i truffatori vogliamo parlare, lei è il peggiore. Urusai komusume da. Omar, damarasero. Sei una gran maleducata, Omar. Sei una gran maleducata, punto. Omar, insegna le buone maniere a questa impudente. E lui esegue, ovviamente. Ma noi siamo combattivi, Stai per imparare quale sia il vero potere del denaro. Ecco qua. Ma lui dov'è? Ah, giusto. Solo Omar combatte, perché lui non è capace. Allora... Valletto di Omar. No, ovviamente puntiamo su Omar. Non è debole alla spada. Vediamo all'arco. No. Stracca. Alla lancia. Ok, alla lancia sì. Al bastone anche. All'ascia. No. Sta puntando suo figlio, il maledetto. Allora, facciamo... Guarda, facciamo così, va. Facciamo 1000 lance, che non mi piace tanto, perché costa un sacco e
fallisce anche abbastanza, per quello non mi piace. Facciamo avanguardia, dai. Ecco. Con lei... Ah, non possiamo rubargli il denaro. Maledetti. Sei valletti quanti soldi hanno. Ma proviamo a usare il vento, vediamo se... Ah, i valletti sono deboli al vento. Ok, con lei usiamo cura aggiunta, va. Vai. Ok. Allora, attacchiamolo. Stop. Ok, Omar è stordito. Io ho catturato... dov'è? Il cane da guerra l'ho catturato. Ecco. Vediamo come sono messi. No, prima ero potenziato. No. Attacchiamo normalmente lui. Se gli facciamo poco. Evoca. Ok. Vediamo. Ah sì, doniamo. Eh sì, perché lei poteva donare punti potenza, è vero. Doniamoli. Olveri. Proviamo la luce. No, evochiamo il nonno. Ok. Te. Ok. Pressa. Cosa fa? Ah, si è potenziato la difesa, forse. Comunque, ok, allora. Facciamo come prima. Ok, adesso evochiamo Lind. Ok. Con un figlio curiamo. Ok. No, ancora troppo basso. Allora, doniamo due punti potenza. Sempre a Olberic. Ovviamente è lui quello con l'attacco più forte, perché anche Anit non scherza. E vediamo. Ok. Cavacca, oh. Vediamo, no, poi tocca ancora... No, tocca coso, Omar. Ciò mi conviene usare nettare curativo grande. Ok. Fatto bene. E con lei usiamo... Ok, debole alla luce, Omar. Ecco, bravo nonno. Ok. Con lei doniamo punti potenza a Ophelia. Conviene curarla. No, dov'è? Vai, ha difeso figlia il nonno. Ok, ok. Chiamo Lind. Ok, aspetta. Dona. Ridoniamo a Ophelia. Ok. Che adesso. Cura. Perfetto.
Ma si chiude in difesa. Sì, aumenta la difesa il maledetto. Allora, aspetta. Facciamo. Proviamo il fulmine. No. Niente. Andiamo qua, possiamo. Ok, attiriamo. Non so se attaccare o potenziarmi l'attacco. Potenziamoci l'attacco, va. Per 9 turni. Ok, adesso abilità. Dona punti a Olberi. Ikimashou. In effetti Tressa come che lo usiamo così, potenziare gli altri. Poi usiamo luminescenza. Ok. Usia evoca belva. Ancora un bron. Magari usiamo il Brain Orso dopo. Allora aspetta, facciamo così. Holbert, vai così. Avanguardia. Ok. Allora, vediamo se riesco a rubargli qualcosa a questi tizi, no? Vabbè che tanto. No, niente. No, preferire. No, dai, usiamola per donare punti, che è meglio, ah? Dei soldi. Olberi, Olberi. Ok. Ikimashou. Adesso. Ma curiamo le ferite, dai, normale. Ok. È andato via. Ok, vai, odio ancora. Facciamo. Guarda, facciamo sto giro ecofendente, va. Così colpisco anche loro. Ok. Oh. Facciamo pioggia di dardi. Più a vuoto che. Adesso. Mia scienza. No. Cura. Ok, sempre vita al massimo. Quasi. Ok. Dona punti potenza. Ok, aspetta. Omar. Vai, ok. Peso d'oro. Si potenzia. Vediamo. No, nessuno. Non mi ricordo se l'avevo provata. Oh figlia, curiamo tutti. Ok. Ok, Beric. No, usiamo avanguardia, va. Ok. Dove? Invochiamo un Lind. Ho usato la spazzata. Adesso. Vai, dona. Curiamo cura aggiunta, va. Non ha quasi più piano, figlia. Anzi, non ha più praticamente. Porca vacca, l'ha seccata, maledetto.
penso io adesso. Oliva della vita. M. Ecco, te. Adesso aspettiamo ancora un turno. Ok. Usiamo la luminescenza. Devo usare forse la cura. Vediamo. Tocca a lui. 4. Facciamo così. Ok, risalta. Perfetto, adesso. No, vabbè, dai. Tre volte sono in dubbio. Potenziamo lui. Ok. Con Anit. Prugna spirituale, Aufilia, se no non può curare nessuno. Cura. Ok. Con Olderic vai di avanguardia. Sia Omar. Vabbè, resistente ovviamente. Guarda, riposa. Ok. Allora, vai di Brin Orso, l'ultimo. Ok. Poi andrò a cercarlo, va, perché è forte l'orso. Evochiamo il nonno. Adesso. Vai di eco fendente, va. Sarò sempre al limite. Vediamo, ok. Dona a figlia, va. Kakatte koi. Evoca Lind. Cura. Ok. E là. Fendente violento ho usato. Allora, andiamo di avanguardia. Allora, usiamo. Colpo di grazia, vediamo. Non faccio niente. Porca vacca. Preso questo, carica il colpo. Aspetta. No, usiamo l'oliva, va. Oliva normale, però. Allora, due non bastano, due. Guarda, facciamo così. Vabbè. No. Incita. Vai. Dobbiamo salvare gli altri così. Evoca Belva, allora evochiamo. La pecora, con la pecora ci curiamo. Dai. Ok. Ecco. Qui deve aver stordito Olberi, bastardo. Ok, adesso. Evochiamo normalmente, va. Tressa. Vai, doniamo Olderic.
るものか。ha perso i sensi, poverino. Potevo evocare Lindo, Ok. Allora, usiamo la figlia. Curiamo. Ok. Ci ha aumentato le difese il nonno. Bravissimo. Ok. Doniamo. Ok, in attesa. Ok. Potenza massima. Eh no, vado con avanguardia. Sì. Però sto Omar ha rotto. Guarda, lo evoco ancora il nonno. Ok. Denaro e potere, il morale è alto. Ha aumentato la velocità degli altri. Adesso però devo curare. Mettere curativo. Ok. Usiamo. Mettiamo la difesa, va? Ok. Ok, con questo evochiamo Corvo, vediamo. Una difesa. Era meglio l'orso, ovviamente. Ok. Mia lotta serrata, eh. Oh, Omar ha la vita gialla, non male. Porca vacca, Olberi. Aspetta. Oliva qua. Solo che così. Ha perso i punti potenti così. Porca vacca, 4 di vita. Adesso si carica. Assolutamente. Non possiamo fare la cura aggiunta. Facciamo cura normale. Ok. Facciamo. Mi devo curare. Bastardo. Dopo chi tocca? Tocca quello là e la seccherà sicuro. Aspetta. Blocchiamo la pecora. Forza. Vai il nonno. Ok, quindi è andato a vuoto praticamente il suo colpo. Allora vai. No, facciamo prugnola spirituale M. Ok. Dona. Ok. Oh. Però quelli resistono. Hanno la vita rossa. Concentro come sempre. Ok. Vai Duce Sacra, va. Ok. Evoca Lind. Ok. Dona. Kakatte koi.
Pazienza, usato, quindi attacca ancora. Vai ancora Lind. Ok. Allora, ho finito tutto. Ho finito i punti azione, quindi... per il momento attacchiamo normalmente, va. Allora, ho finito i punti azione. Dona punti. Doniamo. Sempre Olberi. Se ho finito. No, doniamoli a lei. Ok. Così. Non ci posso fare nulla, ma non volevo usare altri oggetti. Però adesso vediamo, perché con quello della vita gialla vediamo un po'. Possiamo attaccare per un po' anche normalmente, guarda. Evochiamo Linda. Ma fine. Linda non si potenzia molto, eh? No. Così. Ok. Evoca Linda. Oh, uno è andato. No. Lei è a terra. Aspetta. Non posso rianimare? Sì che posso. Ok. Gli dà un punto vita, però. Basta, già andata giù. Caracca. Aspetta. Allora, facciamo così. No, voglio che sia in piedi, sennò. Oliva IM, va. Se non è in piedi non mi prende punti esperienza. Adesso. Nettare curativo grande, vai. Ok. Evochiamo cane da guardia. Ok, ma so solo lui. Praticamente. Ok. Ok, doniamo. Punti forza. Guarda, usiamo la luce sacra. Oh, mamma mia, quasi 2000 di danno. Ok. Quanto è duro, Omar? Cioè, con la vita gialla. Ok. Ci curiamo, va. Facciamo così, dai. Ok, poi facciamo, non volevo usarlo, ma... Ma niente. Sennò. Luce sacra. No.
Oddio, però aspetta, potrei vedere. C'è la pietranima per una volta della luce, sì. Ok. Curiamo. Evochiamo. Ma sì, corvo. Qua. Chiamo. Ah, ha resistito bene, dai. Mi è stordito, però. Fatto. Ok. Io sapevo che toglieva poco. Tressa. Ok. Ma che masse? Sì. Dona di forza. Ecco un'avanguardia. Ma che masse? Figlia. Curiamo. Ok. Con lei doniamo. Vediamo, evochiamo. No, aspetta, è debole. Ah no, ok. Evochiamo Ling. Ok. Sotto. Qua facciamo. Facciamo così. Così scende la difesa almeno. Qua dai. Evoca no. Usiamo luce sacra. Ok. Ok. Oh, bene. Salta il turno. Ikimashou. È fatica però, Sega. Kakugo wa ii ka? Nerai utsu. Watashi no ban. Con lei. Sì, doniamo. Yoroshiku ne. Ecco. Watashi no deban da na. Tornati, per quello io attacco sempre Omar lì. Chiamo Lin. Torniamo, punti forza. Beh, oddio, figlia ne ha due. Io però quasi quasi gli... diminuire la difesa, così poi mi salta il turno almeno. Anche con lei. Ok. Vai, vai. Oh. Ok, adesso... Chiamo normalmente. Ok, povero Olbrich. Allora, e alla fine arriva figlia purtroppo. Diciamo così. Ok. Ah, è morto, vai. Ah, con eco fendente, così, vabbè. Allora, quelli sono storditi. Vabbè, queste ormai sono delle merdine. Aspetta. Con tressa potrei. Come sempre.
Torniamo a Olberix. Ok. Curiamo. Ok. Attacchiamo con Wind. Ok. Attacchiamo ovviamente, va. Ecco pendente. Quello che abbiamo. No, no, beh, tanto li faccio poco, inutile che uso gli alisei. Ok. Finito? Poco. Tocca a me. Non è andato. Evoca Lind. Tressa. Sembra che faccia l'energia sferica. Merda, no, ho finito. Finito il PA. Ho finito il PA. Allora facciamo così. Quello è quasi morto. Aspetta. Speriamo muoia. Ok. Mamma mia. Logorante, eh. E non sono neanche salito di livello. Che nervoso. Ascia di Omar. Dare a Alfin, magari. Bagana! Omar, con quello che mi sei costato. Si arrenda, signor Morlock, ha perso. Ora chieda perdono da lì per aver insultato suo padre. Pivellina. Sa, dosuru? Allora, signor Morlock? Io... Sono terribilmente, profondamente mortificato. Mi rimangio tutto, ogni singola parola. Bene cosa, vabbè. Bene, immagino ora intenda lasciare la città per non tornare, vero? Lasciare la città, ma... Nel lavoro di mercante il tempismo è tutto. È fondamentale capire quando sia il caso di ridurre le perdite. Avrei sentito parlare di costi recuperabili, no? Prevedo tremende sventure nel suo futuro, se resterà. Forza, Omar. Migliori opportunità ci attendono altrove. Come scappa. Alla buon'ora. È il momento di affidare questa città alle cure di una persona onesta. Tressa. Tressa. Odio doverlo ammettere. Ma ti sono debitore. E un vero mercante paga sempre i propri debiti. Hai la mia parola. Me lo ricorderò. Immaginavo. C'era del vero nelle parole di Morlock. Per qualcuno, mio padre era un truffatore. Per qualcuno, ok. Quindi, ma si trattava solo di menzogne messe in giro da concorrenti invidiosi del suo talento. Un amico lo tradì, costringendolo ad accollarsi i suoi debiti. Anche questo è vero. Ma i suoi insegnamenti restano validi. Con le nostre parole possiamo rendere felici i clienti. Oyaji no yarikata de kasede. Itsuka taikin o motte kaeru nda.
Continuerò a seguire le orme di mio padre lavorando senza sosta e tornerò a casa con denaro sufficiente a risanare ogni debito. Ari. Ali. Na, dai kyōbai te shitteru ka? Dimmi, hai mai sentito parlare della fiera dei mercanti? Minatomachi Granporto de hirakareru shōnin no saiten sa. È l'incanto di maggior richiamo all'interno del regno, si svolge ogni anno a Gran Porto. Ricconi e altri uomini influenti accorrono da ogni dove per rifarsi gli occhi su tesori che sfidano l'immaginazione. Tutto è in vendita alla fiera dei mercanti, o così dicono. Sembrerebbe un evento imperdibile. È lì che sono diretto per realizzare i miei sogni. Se riesci a farcela alla fiera, puoi farcela ovunque. Sei in gamba con le parole, Ali. Ci vedremo a Gran Porto, allora. Speravo proprio lo dicessi. Devi concedermi ancora la rivincita. E quale luogo migliore per pareggiare i conti della fiera dei mercanti? Porterò il mio tesoro più magnifico. Se vuoi sperare di battermi, ti consiglio di fare lo stesso. Troverò il tesoro dei tesori, vedrai. Splendido, non appena l'avrai trovato, vieni a cercarmi alla fiera. Ti sarà sufficiente seguire la fila più lunga. Non resterà lunga per molto dopo il mio arrivo. Inizia a parlare come una vera mercante, pivellina. Ci vediamo alla fiera. Vabbè, non è cattivo. Stabilire un legame con un'altra persona, per quanto breve, è un'esperienza indimenticabile. Dopo il primo incontro con Ali avevo sperato solo di dimenticarlo. Non è andata esattamente così, è il contrario, praticamente. Ora credo di aver trovato un degno rivale. Chi l'avrebbe immaginato? Ho anche deciso quale sarà la estensione finale del mio viaggio, Gran Porto, la fiera dei mercanti. Ah, per il momento tuttavia continuerò a seguire le tracce del viandante senza nome, dirigendomi a Vinci Fossa. Dove è Olberic? Deve andare. Perché lì, non ho dubbi, troverò ad attendermi il tesoro dei miei sogni. Insomma... soldi, vabbè, ok. Trova soldi, come ben sappiamo. Ok, io guarda, andrei a pernottare... Ok, direi che ne ho bisogno, assolutamente. Ok, beh, alla fine non è salita di molto. Cioè, è salita di più combattendo con le creature normali, era livello 15, adesso è 18. Vabbè, comunque. Ah, ma qua c'era uno scrigno, l'ho visto. Pseudo oro, vabbè. Ok, allora adesso direi che salvo e poi fa vedere... Eh sì, no, qua c'è anche Cyrus, livello 24, livello 23 Ophelia, 27,
7, 24. No, qui era 40, vero? Sì. 27, 34, Tressa. No, allora mi sa che faremo figlia. Sì, quello più basso. Mm-mm. Magari vediamo se mi gira, livellerò un altro po'. Vediamo, perché alla fine più si livella e più si diventa forti e più poi sono facili gli scontri.